Siamo nell'area naturalistica del Parco del Mincio e precisamente a Volta Mantovana, all'interno di una struttura che si chiama Le Vigne di Adamo, dove le parole accoglienza e familiarità sono davvero di casa. Laura, quando nascono le Vigne di Adamo e come? Allora, innanzitutto forse dovremmo dire due parole sul nome. Le Vigne di Adamo, nonno Adamo, è stato il fautore di questa azienda agricola che ormai ha anche secoli e amava moltissimo queste vigne, per cui quando noi abbiamo voluto ristrutturare questo vecchio portico, che adesso la trasformazione fa intendere che cos'era prima, ma è totalmente nuovo, anche con sistemi di riscaldamento molto particolari, tra il primo al mondo ad avere questo tipo di riscaldamento assolutamente salutare, abbiamo voluto richiamare il nonno proprio perché le vigne erano le sue. Abbiamo aperto circa nel 2003, per cui una decina di anni, con parecchie soddisfazioni. Siamo in 5 fratelli, più i miei genitori, la mamma, come avete visto, fa le torte, il papà il salame, e mio fratello Paolo, che gestisce l'agriturismo. Abbiamo anche una cantina, le Vigne di Adamo non poteva che avere una cantina e del vino. Abbiamo, che cosa offrite ai vostri ospiti? Noi abbiamo poche stanze, 5 camere e 3 appartamenti, per cui sia per coppie che per famiglie, oppure anche per persone che sostano in questa zona durante il lavoro o anche durante il Vinitaly, visto che spostarsi da Verona qui sono circa 30 minuti. Nelle occasioni particolari spesso anche ci accordiamo con i nostri ospiti, per cui subentra una certa intesa, e creiamo queste camere, così le personalizziamo, dalle candele ai petali di rosa, perché abbiamo una camera con letto a baldacchino che ben si presta a situazioni particolari, compleanni, anniversari. Abbiamo queste 3 suite e ognuno ha certe caratteristiche ben distinte, no? Una è il girasole, effettivamente, tutte queste finestre aperte permettono di avere sempre tantissima luce, ci ha richiamato subito il girasole, no? Che cerca sempre la luce, per cui le caratteristiche del arredamento sono legate a questo fiore. C'è la stanza del papavero, c'è la stanza dei mandorli, che poi aprendo la finestra si vedono su un colli questi 2 mandorli. Ogni angolo di questa casa ha una sua caratteristica ben definita. Come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Noi offriamo pernottamento e prima colazione, gli appartamenti sono assolutamente forniti. Trovandoci nel Parco del Mincio, siamo nel bel mezzo delle piste ciclabili, tra le quali l'Eurovelo 7, che è una delle piste più importanti a livello europeo, che congiunge Peschiera a Mantova ed è lunga 43 km. Ci sono numerosi maneggi qua nei dintorni, senza parlarvi degli innumerevoli campi da golf e le piscine, i parchi termali, ce ne sono almeno 4, per cui una zona veramente molto intensa di cose da fare. Oltre a una cosa che dico sempre, ci sono 2 borghi medievali qui vicino a noi, uno è Borghetto e l'altro è Castellaro Lagusello, fanno parte dei club dei borghi più belli d'Italia. E mille volte ancora ti sorprenderò, e come un girasole guardo solo te. Però non devo dimenticare, a proposito di non dimentichiamoci le cose, delle torte di mia mamma. I nostri ospiti devono venire alle Vigne di Adamo a Volta Mantovana. Il sito è www.levignediadamo.it, molto semplice, così vedrete un po' di noi, un po' della nostra famiglia e un po' di questo territorio.